Le novità noi ci diamo sempre da fare, prodotti che abbiamo presentato nuovi, sono i nostri classici, sempre col gel, sempre a riconfermare la comodità, il comfort, sempre nel rispetto di tutta l'anatomia del ciclista. Novità abbiamo le Evo e la Evo Plus, che è una sella praticamente estremamente essenziale. Passo anche la parola a Martina, che se ne intende di prodotto. Sì, allora abbiamo deciso di sviluppare sempre sulla base del nostro concetto ergonomico le Evo, che sono appunto le nostre novità 2024 e 2025, con un'imbottitura completamente differente rispetto a quella precedentemente usata, che è Eva, ossia una schiuma espansa che ha una capacità di assorbire gli urti altissima, e in più la leggerezza è un must di questa sella. Oltre a questa linea qua, ovviamente abbiamo le nostre VT, che sono le nostre selle corte. Abbiamo la 20 e la 30, due dimensioni diverse, per adattarsi, diciamo, a un look invece un po' più sportivo, meno racing. Noi ci espandiamo anche bene Stati Uniti, Giappone, Far East, quindi abbiamo molta, molta soddisfazione, vorrei dire sempre in crescita, per fortuna. Diciamo che per quanto riguarda la parte dei team, abbiamo ovviamente sempre Nella Bardiani con noi, con i quali abbiamo rinnovato. Siamo felicissimi di collaborare con loro, perché i giovani all'interno, quest'anno anche Giulio Pellizzari ci ha dato molte soddisfazioni con il Giro. In più, per quanto riguarda questa road, invece abbiamo anche team ciclocross, mountain bike. Abbiamo appena inviato una collaborazione con Guerciotti e col team Trinks, quindi siamo molto felici, ci stiamo muovendo. La nostra è un'azienda nata e fondata dal nostro fondatore, mio papà, nonno di Martina, Martino Schiavon. Infatti SMP è proprio l'acronimo di Schiavon Martino Padova. Ne siamo molto fieri, io sono fiero e orgoglioso di avere Martina, che diciamo così tra virgolette l'ultima arrivata, anche i miei nipoti Nicolò e Jacopo, quindi un'azienda familiare nella quale c'è armonia e sempre spinta. Devo dire, i giovani aiutano anche me a essere spinto spesso e volentieri da loro, quindi una grande soddisfazione e un grande orgoglio. Una qualità del lavorare in famiglia è che ovviamente c'è massima apertura, massima comunicazione, ma non solo in famiglia, il team è importante, la collaborazione ovviamente è alla base.